C'è una società civile che è viva, ci sono forze anche progressiste che vogliono reagire e quindi il messaggio che mandiamo appunto è di lavorare anche per le prossime elezioni europee. Quelle saranno elezioni campali, Salvini, Orban, i loro amici del gruppo di Visegrad faranno di tutto per come dire, collaborare con l'obiettivo di distruggere l'Unione Europea. Ora lei cosa propone? L'Unione Europea che sicuramente deve essere migliorata. Salvini è al governo da un po' di tempo. In un confronto televisivo con me disse che in poco più di 2 settimane avrebbe rimandato a casa 600.000 migranti irregolari. Non ne ha mandato a casa neanche uno. Motivo per cui si accanisce contro chi sta in mare e rischia di morire affogato, perché deve distrarre l'opinione pubblica, perché Salvini non ha le competenze, non sa da che parte cominciare, non ha la più pallida idea di quello che si debba fare in materia migratoria e poi si occupa solo dei migranti, non si occupa di quello che grava sugli italiani ogni giorno, non si occupa di criminalità organizzata, non si occupa di corruzione, non si occupa di evasione fiscale, di niente, si occupa solo dei migranti. E allora basta. Io dico che Salvini forse prima impari il mestiere e poi ne riparliamo. Lei sta proponendo questa lista di progressisti, ma deve comprendere anche il Partito Democratico? Allora io dico che bisogna passare per una fase innovativa totale, per una sorta di Big Bang. Tutto quello che oggi c'è non ha incontrato il favore degli elettori o comunque non abbastanza. Allora penso che sarebbe molto apprezzabile dagli elettori un atto di presa di consapevolezza e anche di dire adesso lavoriamo insieme, rifacciamoli insieme una nuova realtà, un nuovo partito, un nuovo movimento progressista.